Sinergia 2019, l'evento dedicato all'immobiliare e ai servizi. Sono in compagnia di Luca Rossetto di Casa.it. Oggi Luca ha fatto uno speech che ha preso un po' la platea in contropiede. Anziché parlarci di tecnologia, dati, di ricerca degli immobili, ci ha raccontato un po' la sua idea, il suo progetto sulle donne nel real estate, che ancora oggi in molte aziende sono, se vogliamo, discriminate. Quindi insomma, volevo chiedere a Luca un commento su questo evento e anche su questo speech un po' particolare. Parto dall'evento, è la prima volta per noi, come sai Gerardo, non avevo aspettative basse, ma sono piacevolmente sorpreso dalla qualità e anche dal formato, che è molto agile e permette di avere veramente un ventaglio di cose davanti agli occhi, tutte interessanti. Quanto allo speech, una cosa che a noi non piace, che a me non è mai piaciuta, è quello di vedere i valori dichiarati e non vissuti. Fare le cose importanti e poi le si racconta anche bene, e questo è il modo in cui lavoriamo in Casa.it, innanzitutto per i nostri clienti ma anche per le persone che fanno parte della nostra squadra. Bene, grazie. Su questo progetto faremo delle cose insieme, te lo dico già adesso per allora. Allora, Casa.it per gli agenti immobiliari, so che hai introdotto nell'ultimo periodo tante innovazioni, le possiamo raccontare in un minuto agli agenti che ci seguono? Assolutamente, l'elenco Casa Nuova, che è un modo di rappresentare sui portali, di favorire la ricerca di nuove iniziative, quelle per gli sviluppatori, per i costruttori o per gli agenti che vendono case ancora da costruire. La seconda è un sistema di valutazione dell'immobile basato su machine learning, che è una cosa abusata ma da noi è molto vera e che permette di avere una visione molto chiara del valore del proprio immobile ed eventualmente farselo valutare da un agente. La visita remota, prima visita, che permette in modo semplicissimo sia per l'agente sia per il consumatore di visitare l'appartamento a distanza, avere tutte le informazioni che servono ed eventualmente fissare dopo una visita successivamente. Quindi tante cose che abbiamo fatto, e siamo entrati in un periodo in cui stiamo diventando un po' propulsivi dell'innovazione sul mercato. Rossetto, grazie mille, ci vediamo nel 2020 quindi, per la prossima edizione di Sinergie? Se dipende da me, sicuramente sì, perché sono un po' fatalista, però molto molto volentieri. Grazie Gerardo.